Sto inseguendo il cavallo perché è impazzito, sta attaccando tutta la gente che trova. Oddio. Che cazzo ha fatto? Mi sono sentito felice. Nuovo video su Skyrim, dopo abbiamo curato un anno di inattività. Una volta fuggiti da un nemico e abbassati, lui non dovrebbe vederci. Secondo me però ci vede, non so. Secondo. Potrebbe anche andare alla cieca, eh. Forse sta sparando a caso. Forse devo star fermo. Va bene, allora, dunque, intanto dipende sempre l'assassino come volete farlo. Si possono usare più o meno tutti i personaggi, direi. Tu cosa dici, Manu? Ti fidi? Io direi che si possono usare più o meno tutti i personaggi. Ovvio che alcuni sono migliori, sono già preimpostati in modo che possano essere utilizzati in questo modo. Diciamo che per esempio. E la vacca, due. Diciamo che per esempio due razze che sono praticamente, direi, l'elfo dei boschi, forse anche l'elfo scuro. E sicuramente i Khajiit sono migliori di altri per farci su un assassino. Cioè è ovvio che se uno si prende un Nord, no? Che come abilità bonus ha le armi a due mani e l'armatura pesante, non sarà mai molto furtivo. L'armatura pesante pesa, gli fate sgamare se la combina con quella. Io continuo a combattere come se fossi un guerriero, anche se non ce l'ho più, comunque non fa niente. Khajiit è uno dei migliori, proprio perché ha l'abilità praticamente in furtività. Cioè è uno dei più furtivi. Io adesso qua sto cercando di utilizzare questa perk che si attiva non mi ricordo più a che livello, ma che ho attivato. Per cui teoricamente loro non dovrebbero più vedermi quando mi abbasso, invece mi vedono lo stesso. Diceva, i nemici più lontani non ti vedono. Secondo me è lontano. Fino a un certo punto. Sì, ma non ha senso. Vabbè, comunque insomma l'assassino oltre che essere furtivo deve ovviamente avere le armi a una mano per poter avere il bonus del colpo alle spalle. Col pugnale o comunque semplicemente con l'arma a mano, che consente in pratica di fare un danno extra. La prima perk dà un danno per 6 e la seconda per 15. Io in questo caso la perk per 15 e se arrivo alle spalle di solito sconfigo i nemici con un solo colpo. Andando in furtività, mezz'ora di caricamento, dunque arrivando in furtività, che mi sembra che sia qui, che è sneak in inglese, per non leggere furtività, eccoci qua, i bond. Non avevo. Mi mancava uno. Comunque, questa prima perk vi dà praticamente un danno per 6, questo per 3 con l'arco, e infine per 15 nuovamente con l'arma in mano, in particolar modo con i pugnali. In effetti, alla fine, un buon assassino se arriva alle spalle di un nemico con un pugnale, di solito lo uccide al 100%, cioè ogni volta. Allora, secondo me, le perk principali da fare sono sicuramente la furtività, sicuramente l'armatura leggera. Anche se c'è da dire che l'armatura pesante può essere, che non so più dove sia, può essere comunque utile perché arrivati a livello 100 c'è praticamente la possibilità di renderla come una leggera. Eccoci qua. L'armatura pesante non pesa nulla e non ti rallenta, quindi alla fine si può decidere di usare l'armatura che si vuole. Arrivati a un certo livello non si può far pesare zero. Sicuramente se indossi il tessuto un'armatura leggera dovresti sprecarci meno perk e quindi più abilità da poter spendere in altro modo. Devo dire che subito pensavo che l'armatura leggera fosse comunque valida, in realtà è un po' scarsina, cioè in battaglia alla fine se arriva un martellotto vi spacca la testa, non c'entra fare. Poi sicuramente l'arciere, proprio perché c'è il bonus di poter colpire alle spalle da una certa distanza, e beh insomma io ho preso solo queste perk, perché erano quelle che mi interessavano. Dopo ce ne sono ovviamente altre, ma direi che non sono poi molto potenti, non hanno diciamo un impatto così forte come le prime. Le prime sì, insomma poter rallentare il tempo, ingrandire la visuale sono sicuramente utili. E, ok, la forgiatura e l'incantamento servono sempre. Alcuni usano le vocazioni, prima sto giocando arco, da Erico. La mamma mi sono fatto cibare, adesso gli spariamo una freccia in testa. E vabbè, niente, in pratica. Cioè, il punto è che l'evocazione è utile. Però, insomma, in questo caso, visto che comunque deve essere silenzioso, non l'ho comunque scelta. Ho deciso di usare comunque l'evocazione dell'arco. Perché in pratica un arco da Edrico comunque fa un certo danno. Però quello evocato non solo è più veloce, ma insieme all'arco vi vengono evocate praticamente 100 frecce da Edriche. Quindi non bisogna per volte stare a cercare le frecce,
dire che ne so, ne ho 100 d'edriche e 200 di ferro, uso prima quelli di ferro che fanno meno danno, non so, se me le finisco un po' più usare l'arco. Con quello evocato tutte le volte ti vengono fuori 100 frecce d'edriche perché le faccio infinite in pratica, quindi è utilissimo. Ecco, la cosa più importante sarebbe l'illusione che io non ho preso e che invece andando avanti non sarebbe male, dovrei prendere qualche perk. Perché in pratica vi consente di lanciare incantesimi come invisibilità o cose simili. Inoltre c'è un bonus qua, che mi sembra che sia qui, ma non sono sicuro. Eccoci qua, gli incantesimi di qualsiasi scuola di magia lanciati sono silenziosi, quindi se io per esempio sono furtivo e c'è qualcuno che mi sta massacrando, mi metto giù furtivo, invisibile, scappo, uso il recupero e i nemici non mi vedono. L'illusione sarebbe abbastanza comoda. Buongiorno, si vede dal mattino, dico. Questo non mi ha visto, signor. Vabbè, avevo scritto Space, eh? Parla più forte. Prima avevo scritto Space, leggendo lui. Cioè, in pratica, visto che a me piace non usare i trucchi, li uso lo stesso. E in pratica niente, significa che quando tu arrivi a 100 con un'abilità, questa può, tramite la Legend Mode, sai che si chiami, può essere riportato a Ma 0 io e che ne so, ridarmi, prima Ben, avevo il guerriero comunque. pesante, no? Ho modificato il personaggio per poter fare il tutorial sull'assassino, ho preso Kajiri. Ho mandato in Legend Mode, cioè ho tolto tutte le abilità che avevo speso in armatura pesante, in armi a due mani, per poterle rimettere in armi a una mano e in armatura leggera. E poi sotto mano ho portato sfiga anche a loro. Perché c'è il mio cavallo? Allora, continuiamo col video di tutorial e ora guardiamo come fare a mandare rapidamente a 100 le abilità che servono per fare in pratica l'assassino. Diciamo, i creatori del gioco hanno inserito un sacco di, penso che si chiamino glitch, no? Insomma, un sacco di modi, possiamo dire, per poter aggirare le regole del gioco e arrivare rapidamente con tutte le abilità al livello massimo. Questo può essere uno dei tanti metodi utilizzabili, cioè in pratica si prende il cavallo, il mio ha l'armatura perché è una mod che avevo scaricato. Se volete salvare prima vi conviene salvare prima. Poi aprite con il tasto che sta sotto praticamente il pulsante ESC, che è la barra, premete TGM, che è la versione del dio praticamente, cioè in questo modo siete immortali e non potete finire la magica. Ora, con la destra accoppate il cavallo e con la sinistra lo curate. Con dell'incantesimo di questo. Sì, decisamente, quindi va molto meglio. Così vai su, eh? Questo simpaticone. Ah, c'è un 3D. Cazzo, mi sono sbagliato, c'avevo. Vabbè. Però volevo fare un'altra cosa. Ah, eccolo qua. Allora, dunque. C'è un tricky che piace un 3D. O è questo gioco che No, è questo gioco, è questo gioco. Dunque, se andiamo su evocazione, qualcosa che vada evocato. Dunque, allora, se ci mettiamo a evocare, questi si mettono a combattere. Noi abbiamo bisogno che il tricheco rimanga indenne. Quindi la cosa migliore sarebbe evocare delle armi, perché poi non le usiamo. Quindi facciamo evoca spada, per dire. Allora, evoca spada, no? Voi praticamente dovete continuare a evocare spade e a girare intorno, in modo che i tricheci non possano, non vi colpiscano. la gente mi chiede, non puoi farlo. Finché c'è un nemico, l'evocazione aumenta. Per quanto invece riguarda la illusione, basta prendere un qualsiasi incantesimo, per esempio attenazione, no? Tanto c'è in God Mode e le magie non costano nulla. E qui ci si mette a lanciarla. Quindi una volta arrivati qua, mentre la lanciamo ci spostiamo, così aumenta anche la furtività piano piano. Allora, quindi così facendo in pratica le skill vengono portate rapidamente a 100, almeno quelle che servono a noi. Una volta raggiunto il livello 100, tramite la cosiddetta God Mode, cioè schiacciando la barra spaziatrice, queste tornano a 0 e ci ridanno le perk che ci abbiamo speso dentro, salendo di livello. Quindi uno in poche parole, con questo glitch, per esempio con l'illusione, si mette lì,
la porta 100, sale di 10 livelli, guadagna 10 perk, la riporta a 0, torna a fare questo procedimento, torna ad arrivare a 100, guadagnare altri 10 perk, torna a 0, torna a riportarlo a 100. C'è un gioco infinito per guadagnare sempre più skill in pratica, e si sale di livello. E fine. Attenzione. Ho scritto attenzione. Dove l'hai letto? Torno a scegliere. Attenuazione. Cazzo. Ho detto attenzione. Un elfo negromante. Non voglio averci niente a che fare. fare. Non ho l'abilità da borseggiatura. Sono solo Io bravo me ne a vado. uccidere le spalle. Ma io sapevo che. Ma! Che faccia di merda. Le. Ma è vero che questo gioco puoi guardare nelle tasche degli altri ed è considerato legale? Certo, perché no? Guarda che io posso uccidere tutte le persone senza che gli altri se ne rendano conto. No, sta mirando qualcosa. Un drago. Sì, direi che ci sia un drago. Cioè, nessuno si è reso conto che ho sterminato le guardie della città. C'era Chi gli frega tanto respawnano. Anche questo è vero. Cioè, nessuno se ne è reso conto, capito? Aspetta che nessuno mi veda. Vediamo dove sto cazzo il drago che faccio il mio lavoro. Dov'è? Non lo vedo. Adesso lo vedo. Va che anche un drago di quelli rossi. Ma che mio favore? Un nero. Ah, vero come la katana. Ah, è uno di quelli bastardi che non possono morire, quel tebano. Sono forti ste guardie comunque. Dici che fa male? Secondo me no. Ma come no? Prima mano con. Ma dove sei morto? Ma no! O sì. Forse ci ha Sei pensato un morto per drago. tre Considera ore. che l'ha attaccato un drago anche prima. No, io direi che ho ucciso tutti, eh. Siamo i due Highlander, io e lui. Sai gli Highlander, quelli che combattevano fino alla fine dei tempi, tipo. Lui sicuramente lo è, non muore. Lui sicuramente lo è. Ma chi c'è? Ah, no, Andrews! Eccolo! Chiedevo che era quello che avevo ucciso prima. Poveretto, là dove torri, c'è i cazzi. Dove è finito? L'ho ucciso lui! Ma che figo! Mamma mia, che figo! E nessuno mi vede, io sono fermo immobile e nessuno mi vede. Ah no! Ha ucciso un erede di. No, Galdrus!